Oggi raga ve porto a Romix, il primo giorno, andiamo a vedere un po' di cosette. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari. Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti raga in questo nuovissimo video, perché oggi raga ve porto, come avete letto anche dal titolo, ve porto raga qui al Romix, che oggi è giovedì, quindi come giovedì diciamo nel video vi faccio vedere un po' di stand, un po' di cose particolari, nuove, di novità che ci sono quest'anno, e oltre al fatto che come al solito raga devo andare a rompere i palle a qualche cosplayer a chiedergli un po' di cose particolari, un po' di cose strane, ma principalmente vi faccio vedere alcune novità che c'è stanno a Romix, così sti giorni che ci andate almeno spendete un po' sti soldi. Ok ragazzi, quindi ovviamente prima di iniziare come al solito raga vi dovete iscrivere al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare, fare tutto quello che dovete fare sempre, dai. Quindi iniziamo raga subitissimo a rompere parlare alcuni cosplayer, a vedere che novità ci sono. Non poteva che mancare, che esserci raga a mostra dei Lego. Raga, guardate quanto sono fighi, raga, guardate, tu asa fa sta roba, io non so, non credo, raga, ma guardate quanto sono fighi. Oh, bella sta tipa, mi piace sto costume da bagno, mi piace proprio, raga, quanto sono fighi sti Lego, raga. Io poi c'ho la passione di Lego, quindi ovviamente so de parte, però se anche a te i Lego ti piacciono, scrivilo qua sotto nei commenti, ok? Mo vi faccio vedere alcuni altri Lego. Raga, c'è sta polizia, c'è sta polizia, vieni, ve faccio vedere bene sto bolide, raga. Faglio vedere sto bolidone, raga. Questa a voi a fa inseguimento, se 2 chilometri duri, t'ha beccato subito. Guarda raga quanto è figa, raga. A Lamborghini da polizia, raga, a Lamborghini da polizia se trattano bene ai poliziotti, raga, guardate quanto è, ma guardate dentro, raga, quanto è figa, raga, è fighissima. Vi faccio sentire pure il suono del motore, perché sta acceso il motore, eh? Sentite. Raga, è una bomba! Tana Sailor Moon c'è sta. Come te chiami? Nome d'arte o nome reale? Quello che gli vuoi dire, come te chiami? Michela Sailor Moon. Perché hai scelto questo personaggio, Michela? È stato sempre il mio personaggio preferito fin da ragazzina. E quindi? Adoro Bunny, sono goffa come Bunny, quindi era preciso per me. Assolutamente, diciamo. Sì. L'hai fatto tu, è roba cinese, di la verità. Roba cinese un po' che ho fatta io, tutto un miscuglio. È un miscuglio, ragazzi, capito. Scrivetelo qua sotto nei commenti che voto gli date a sta bella Sailor Moon. Da 1 a 10, non fate gli stronzi, mi raccomando. Fate vedere tutta bella come... Ecco. Sei la prima volta che vieni qui a Romix? La prima volta. Te piace? Mi sta piacendo, sì. Oggi è giovedì, ne parleremo domenica. Okay. A domenica, ci stai fino a domenica? No, oggi per lavoro. E allora hai scelto il giorno migliore, raga. Hai scelto il giorno migliore, il giovedì è il giorno preciso. Senti, com'è che fa Sailor Moon che fa la cosa? Vi unirò in nome della luna. Raga, qua c'è sta pure la macchinetta del Super Mario, raga, mando cazzo. Questa è una cosa nuovissima, raga, la macchinetta del Super Mario. Se venite qua a Romix, fatevi la foto qua con sfondo del Super Mario, ma quanto è figo, raga, quanto è figo! Oh oh! Tutta la ciurma de One Piece, c'è sta tutta la ciurma! C'è sta, non ti sente per il microfono, sta quando vai? C'è sta tutta la ciurma, raga. Stiamo con Rufy, perché non è Rubber, raga, è Ruru. Raga, preferite Rufy o Rubber come nome? Scrivetelo qua sotto nei commenti, scrivetelo. Quindi Rufy o adesso? Rufy. Tu comunque schifo. Chi fa schifo? Rufy, chiaramente. E tu invece chi sei? Sono la guardia che lo odia per eccellenza.
occhi. Com'è che si chiama? Viceammiraglio Smoker. Smoker, perché sta pur fumando, sta smocando, diciamo. Tu invece, qua c'è sta invece quello, il calciatore che tira sempre i carci. Tu sei, com'è che si chiama? Sanji, che cucina pure. E lui invece è il papà. Non l'ho mai capita, raga, se è il padre di Rufy lui o zio, è il cugino, non lo so. Chi sei? Qual è la parentela che c'è sta fra di voi? Nessuna parentela, io sono colui da cui hai ereditato il mio cappello. Ah, e tu hai solo da... la parentela, il cappello. È il cappello la parentela, non è che stiamo a fare tante cose. Raga, è la prima volta che venite qua a Romix, raga? No, assolutamente no. Sono anni. Quante volte sono venuto? Siamo veterani. Veterani. Raga, senti, tu sto fai vedere la forchetta. Vai, posso piano? Maron, mocco, cacepeta. Ah, perché questa che fai? Ci fai gli spaghetti, ci fai costa. Dopo che sono cotti, fai tutto un bel giro. E questi li pigli tutti, eh? I pigli tutti, raga. Tocca gialla questa. Tocca assaggiarla, raga. Voi con questa forchetta, ma sta cosa hai fatta tu, sì? Fatta un mio amico, è fatta il legno. Però il legno l'abbiamo scelto insieme. Siamo andati al parco e abbiamo tagliato un albero. Avete tagliato, vedi, raga. Distrutto. Già lo diciamo, non vogliamo nessuno che ci spari. E chi se ne frega chi ha tagliato l'albero? L'importante io è che... Io non mi assumo nessuna responsabilità. Ma no, che pesante. Tiete la cara a cara sta cosa, che è pesante, è un accidente. Senti, perché avete scelto sti personaggi, raga? Ditemi un attimo. Non c'è un motivo in particolare. Mi piaceva e ho fatto, raga. Ma che cazzo andate a chiedere, raga? Raga, siamo nel padiglione 6. A mio avviso, è uno dei più fighi. È uno dei più fighi perché c'è un botto di roba, proprio tantissima. Che mo ve faccio vedere. Come prima cosa, stavo qua. Ve faccio vedere la moto, raga. A moto, ma quando cazzo vedi tu una moto da corsa? C'è sta qua, a moto da corsa, raga, guardate quanto è figo. Voglio vedere più da vicino, ragazzi, quanto è figa la moto, raga. Mamma mia, che figa. Ma fammi chiedere un attimo, ma perché c'ha... Allora, segna. Perché c'è sta moto qua? Dimmi un attimo, qual è il motivo? Perché la gente deve salire, sì, e si deve divertire da pazzi. Ah, allora aspetta, che io sto a fare buffering, sto a fare. Cioè, quindi non è solo esposizione, uno ci sale sopra. Uno ci sale, poi la piega destra e sinistra, accelera. Ah, si gioca, ma voglio vedere, sono rincoglionito. Quindi è proprio come che sale e giochi. Esatto. Però ho fatto con una moto vera. Esatto. Raga, è strafighissima sta cosa, ma ce posso un attimo salire al volo? Ce posso? Non voglio far danni. Ah. Raga, è fighissima, raga, è una moto vera, ma mamma mia, dove cazzo vedi tu una cosa del genere? Fammi vedere. Com'è che si mette così e si gira così? Ragazzi, quanto cazzo è figa sta cosa, mamma mia, complimenti. Ah! E poi c'è sta pure il rumore vero là! C'è sta pure il rumore vero della moto, raga! Mi raccomando, venite al padiglione 6 e giocate qua! Mi raccomando, se venite sabato e domenica vi fate 2 ore di fila, perché sicuro c'è sta 2 ore di fila! Ma almeno vi divertite, raga! E quella ha detto che c'è sta una Lamborghini vera, io pensavo che mi stava a coglionare, e invece è vero, c'è sta la Lamborghini vera, a me sa che pure questa si può giocare, perché vedo gli schermi, vedo, fagli vedere! Fagli vedere i schermi, quindi credo se può. Famo chiedere alla signora. Di là c'è sta moto che se sali e se può giocare, pure con questa se può giocare. Assolutamente sì. Ma proprio che. Ma cioè, ma proprio se è vera, è. È il primo simulatore al mondo su una vera Lamborghini. Porca puttana! Raga, qua invece ci stanno quelli con gli Oculus Rift che stanno giocando. Vediamo sto tipo che sta a giocare e non gli può fare niente, vedi, mette la mano così, non c'è niente, non vede niente perché sta a giocare con l'Oculus Rift. Ragazzi, siamo invece qua con la macchina del ritorno al futuro, raga, la macchina del ritorno al futuro, vi faccio vedere, raga, quanto è figa da dentro, raga. Se non mi cacciano, vi faccio vedere quanto è figa da dentro, raga. Maronna, è strabiliante, raga, guardate sto
Oh, qua sta più a fuoco tutto, raga, sta più a fuoco! Questa invece, raga, è la macchina di Starsky Hatch, credo. Non lo so, raga, scrivetelo qua sotto nei commenti, secondo voi qual è? Poi vediamo i più studiati, ragazzi. Guardate, raga, guardate quanto è figa sta cosa. Mamma mia, raga, bella, bella lucca lucida proprio. Ragazzi, guardate, raga, guardate quanto è figa. Bellissima proprio. Qua invece è un'altra arena per giocare con i visori, gli Oculus Rift, i visori di realtà virtuale, raga, guardate tutta quest'area, raga. E tu qua te metti il visore in faccia, come stanno a fa loro, te metti il visore in faccia e cose così e inizia a giocare, raga, come stanno a fa loro. Non so che cos'è, però raga, so soltanto che è fighissima sta cosa. Se venite, se vi fate la fila, perché sennò non vi divertite, e giocate così con gli occhi, con i visori e ci giocate. Questi invece, raga, è dove fanno tutte le targhe key led. Raga, guardate quanto sono fighe le targhe, tutte così key led, ragazzi, mamma mia. Ma là, sto Superman con gli occhi che sbrilluccicano è fantastico. Raga, e come ho detto, prima avete visto le macchine e tutti dei film. Perché? Perché ragazzi, siamo, non so se si sente con sto casino. Perché ragazzi, questo è lo stand di Arcade and Food, raga. Lo stand di Arcade and Food, raga, a mio avviso è uno dei più fighi, se non il più figo, secondo me. Quindi se anche voi ci siete venuti oggi, venerdì, ci siete, scrivetelo qua sotto nei commenti, soprattutto perché ci stanno, raga, i cabinati che ci puoi giocare, raga. Ci puoi giocare ai cabinati, raga, guardate quanto è figo. Domani, venerdì, soprattutto sabato e domenica, ci sarà il bordello di Cristo sicuro a giocare tutti sti cabinati. Perché poi dall'altro lato, ragazzi, ci sono anche i flipper, raga. Vi faccio vedere i flipper che ci sono da quest'altro lato. Come ho detto, lo stand di Arcade and Food, ragazzi, come ho detto, è uno dei miei preferiti, perché qua se diverte, raga. Ho detto, qua ci stanno i flipper che stanno a tutto a fuoco, raga, stanno a tutto a fuoco, la macchina sta più a fuoco tutto, e qua ci stanno i flipper, vedi, che sta pure quello da Arcade and Food che ci sta a saluta, ragazzi. Ovviamente questo è lo stand di Arcade and Food, che macchine che vedete qua. E ovviamente quando venite qua, mi raccomando, ricordatevi di giocare ai flipper che stanno qua e divertitevi, raga. Qua stiamo sul palco del padiglione. Mamma mia, raga, che emozione, e soprattutto perché tra poco canterete Civio 7, è lui, tu chi sei invece? Io sono uno che passava di qui. Chi sei, un cantante? Sì, sono un chitarrista in realtà. È un chitarrista. Sono di quale band? Di quale band? Fai a vedere. Ah, ecco, questa è la cantante. Tu sei lei la cantante. Oh, ragazzi, vieni qua chitarrista e cantante. E chi è quello che sta dietro invece? L'altro lì davanti. È l'altro cantante, raga. Voi siete il gruppo i Super Saiyan. Super Saiyan, ragazzi. Siamo qui alle ore 15. Oggi giovedì, quindi raga, già voi siete perso se state vedendo il video, perché oggi è venerdì. Sì, raga. Se stanno a fare i gatti loro in giro, vabbè, qui, YouTube, su YouTube, Instagram, tutte le parti si chiamano OnlyFans. Breve, però. Non il mio, Tu non ci sei su OnlyFans. No, c'è lui, il chitarrista su OnlyFans. Il cantante, raga. Vero, Valerio? Tra poco, raga, a che ora inizia? Hai detto a che ora inizia? Alle 15, quindi vi farò vedere un po' di casino che ci sarà qua. Ragazzi, e Fanta, tu come ti chiami? Tu stiamo parlando, non so manco come si chiama, raga. Io su Instagram, Ania Madler. Ania Madler, lei fa la cantante. Sì. La cantante del gruppo, raga, se li conoscete, scrivete. La cantante è la sciocca del gruppo. È la sciocca del gruppo, raga, scrivetelo qua sotto nei commenti se li conoscete e se avete visto qualche loro concerto. Di solito dove vi esibite, di solito? Nettuno, diciamo provincia di Roma. Fino a Nettuno, sul pianeta Nettuno andate. Sì. Sì. Con la navicella di Saiyan, immagino. Certo, che oggi non abbiamo portato perché non c'entrava. Raga, ovviamente tutta sta cosa. Aspetta,
Aspetta, noi ci esibiamo anche qua, guarda, qua, dove... è il nostro preferito però. Raga, diciamolo, dov'è che vi esibite qui, raga? All'Arcaden Food. Qua tanta roba. Raga, all'Arcaden Food. Cioè, oh, da supremo io qua. O il locale? No, il locale. Stiamo parlando del locale. Tutta l'Arcaden Food succede, raga. Io, come ho detto prima nella clip precedente, l'Arcaden Food, raga, secondo me, raga, è uno dei padiglioni, è uno degli stand migliori che ci siano a Roma, raga, ha svoltato il Romix, lo devo dire, sinceramente, Arcaden Food, top dei top, effettivamente. E se ci siete andati a mangiare l'Arcaden Food, e fanno tutti hamburger, panini, tutto a te, io ci sono stato, raga, tanta roba. E lui, tu sei invece il direttore artistico. Il direttore artistico dell'Arcaden Food. Prossimamente o vedrete pure a Sanremo, a presentare Sanremo. Raga, qua invece ci stanno loro di My Hero Academia. Perché loro sono alla romana o. Ormite alla romana, All Might. Ormai, preferiamo romana, ormai tu invece sei. Uraraka. A romana? Sempre Uraraka, anche se c'è aeree. Senti, raga, perché avete scelto questi personaggi, raga? Io ho scelto questo personaggio perché intanto piaceva inizialmente a lei, poi mi ci sono un po' affezionato, poi insomma è buono, dai, re dei buoni, dai. E anche perché c'è sta cor fisico, c'è sta, Prima ci stavo di più, mo ci sta un po' di meno. Ma fagli vedere muscolo, tiè, raga, guardate, tanta roba. Ma i finali sono disegnati, Non lo dire, c'è un segreto, raga. E tu invece perché hai scelto questo personaggio? Il mio personaggio preferito. E il tuo personaggio preferito? Corina! Se vi ricordate, se mi seguite, potrete ricordarvi che anche io ho fatto il suo personaggio. Un'immagine abbastanza inquietante, ma anche io l'ho fatto. Qua invece vedo una tipa blu. Fammi levarmi il comodo, se no non si sente niente. Senti, ma tu chi sei? A Puffetta? Tu sei Puffetta, vero? No, di verità, Puffetta. Ma perché dici queste cose? No. Ti vedo tutta blu, ti vedo. E quindi? Ha preso il Viagra, no. Se una donna pia il Viagra diventa così. No, non è vero. No. Allora, chi sei? Dimmi un po'. Io sono la sposa cadavere, Emily. Tu sei la sposa cadavere, ragazzi, se l'avete riconosciuta. Cammino, dai. Se l'avete riconosciuta, ragazzi, scrivetelo qua sotto nei commenti. Ma perché c'è questo personaggio? È quello che preferisco in assoluto da quando sono piccola. Perché pure tu sei un cadavere. Anche io mi sa che quando mi sposerò mi uccideranno. Perché se la rompi coglioni, zia. Chiediamolo al fidanzato. È una rompicoglione. Di verità, zia, di verità. Tu non sentire, tappati le orecchie. Okay. Vabbè, dipende dai punti di vista. È un sì, ragazzi, è un sì. Raga, e poi voi dite, andiamo a Romix, così compriamo un po' di action figure, un po' di cose. Perché, raga, perché se ne potete fare pure i tatuaggi, raga, perché a Romix, raga, ne potete fare pure i tatuaggi da tutti questi tatuatori, perché ci stanno tipo, non so quanti, 1, 2, 3, tipo 6, 7, 8, 10 tatuatori, non lo so. Ora andiamo a vedere, non so se c'è sta qualcuno che si sta a far tatuaggio, perché, raga, qua... Stavo tutti, questi sono. Sei tatuatore tu! Tu sei tatuatore! Quindi lì. Se no non si sente niente. Lui, raga, è uno dei tatuatori. C'è stato già qualcuno che oggi è venuto a tatuarsi? No, ancora no. Ancora no, raga. Però pensa che da dietro qualcuno ci sta, andiamo a vedere da là. Quindi, che tatuaggi? Che genere? Qual è il tuo genere? Questo. Va bene. Questi sono. Ma questi i disegni, tu disegni o i pi da internet? No, di verità! Li disegno io appena, si vede. Appena, raga, disegna lui, raga, quindi a Romix, oltre le action figure, le cose, le volete fare pure il tatuaggio? Perché no? Prima ci stanno alcune che si stanno a fare tatuaggio, e infatti qua dietro di me c'è sta uno che si sta a fare tatuaggio. Noi gli rompiamo i coglioni perché magari sta pure a soffrire dal dolore, c'è manco io che gli vado a romper cazzo. Invece, raga, qua c'è sta, guardate, raga, quanti tatuatori che ci stanno, raga, da sto lato se stanno tutti a tatuare, bravi. Quindi, raga, vediamo, qua ci sono tutte le tatuatrici, raga, è fantastico, perché a Romix non è che te compri solo l'action figure, ma te puoi fa pure il tatuaggio, te puoi fa, raga, guardate, queste sono delle tatuatrici, sei tatuatrice, tu, chi è l'artista, raga, chi è l'artista? Sono
sono io. Lei è l'artista, come te chiami? Mi chiamo Nicole Zulianello. Ah, beh, raga, qua c'è sta, poi sono pure cercato, raga. Guarda, dov'è che si vede? Ah, qua c'è sta, è il nome. Quindi, raga, fate il tatuaggio da Nicole. Qual è il tuo genere? Qual è del tatuaggio? Tu fai anime? Fa vedere qualcosa che fai tu. Questa è roba che fai tu. Dovresti scannerizzare questo. Fa vedere, raga, guardate da qua. E poi invece, se volete vedere meglio, ve lascio il codice dove sta, non si vede. Il codice QR ve lo lascio qua, così. Raga, comunque qua c'è sta. È già venuto qualcuno a tatuarsi, Nicole? No, oggi è giornata shopping. Ah, oggi va a fare un po' di cazzi tua, deve fare. E domani chiedi ai DJ. Secondo te ci sarà qualcuno che si tatua? Guarda, di solito dicono di sì. È la prima volta che vengo qua, però di solito dicono c'è un po' di sì. Anche perché qua a fianco se stanno a tatuare, è perché lei è l'unica stronza che non deve tatuare. Anna, faccio shopping! Tu fai shopping, invece di stare qua, devi accosare. Sì, su 4 giorni uno, si può cazzeggiare. Raga, oggi è giovedì, oggi si può cazzeggiare. Domani, raga, venite da Nicoli, gli vado un bucio così per farsi tatuaggi. Sta tutta qua, ma cesso, buona, le fate il tatuaggio da Nicole, che però effettivamente, raga, sti disegni mi piacciono. Senti, io ma sti così, li fai tu o ti sei piati da internet, di la verità, allora, di la verità. Io di solito faccio queste cose qua. Vediamo sta sex, raga, sta l'amu, se le tatuate, sta l'amu. Siete il top, siete. Quindi questi sono tutti i disegni che hai fatto tu. Questi sono i miei disegni, sì. Di solito progetto queste cose, faccio gambe, braccia, intere. Tutto. Se sono flash da convention. Dopo se chi vuole propormi qualcos'altro, io faccio anche la loro idea. Ma quanto tempo ci vuole per fare un tatuaggio del genere? Un'ora e mezza. E vabbè, raga, soffrite quell'ora, l'ora e mezza, però ne vale la pena, raga, ne vale la pena. Questa invece, quella di Street Fighter, com'è che si chiama il personaggio tuo? Chun-Li, perché sono malatissima dei picchiature e ci gioco da piccola. Ci giochi da piccola. Come fa? Fagli vedere la mossa, com'è che fa? Com'è che fa la mossa? Proviamo. Quindi tu hai scelto questo personaggio perché ti piace Street Fighter? Sì, malatissima, cartone, videogioco. Cioè, lei è stato il mio primo amore di tutti i personaggi femminili. E quindi proprio videogiochi. Io non adoro Chun-Li, ecco. Dai, ragazzi, anche voi avete giocato a Street Fighter? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Ragazzi, qua invece sto vedendo lo stand che secondo me oggi, che è venerdì, ma pure sabato e domenica, secondo me ci sarà il casino di Cristo, raga. Perché, ragazzi, questo è lo stand di Alex Theory, raga, dove vendono tutte le gallette più buone del mondo. Sarà vero. Le assaggerò, ne comprerò qualcuna e le assaggerò. Vedete, i primi due che ho beccato così al volo. Raga, innanzitutto, voi avete mai mangiato delle gallette normali, quelle del supermercato? Sì, normali sì. Le avete mangiate? Sì. Ok, mo devi essere sincero, tanto, pagate, non te l'hanno regalate. Apposta, allora. Secondo te sono più buone o sono uguali, secondo te? La verità devi dire, sì. C'hanno un tocco in più. Tu come le hai prese? Al cocco e cioccolato. E se sente, sono buone? Sì, cioè, sì, c'è sì. Più coso a mangiare, sì, diciamo. Sì. Ho beccato a Frank, sta sistemando le ultime cose sul banco. Padiglione 6. Padiglione 6, raga, padiglione 6. Ovviamente tappa principale qua ad Alex Theory, a vedere se veramente so buone. Io intanto qua vedo già le prime gallette che ci stanno e devo dire che a vista per ora parono buone. Poi le assaggerò pure io e vediamo se veramente sono buone, come dice il buon Frank e Alex. Qua si fa come al pandoro, shakerando, e qua e stanno assaggiando, raga, vediamo. Ora prova del 9 live. Ragazzo buone per davvero. Sì. Io ho visto buone. Raga, da 1 a 10, non perché c'è sta Frank qua davanti, Da 1 a 10, raga, che voto gli date? 11 e lode. Qua vediamo se veramente sono buone, come di latte e cocco, raga. Quindi al momento. Sì. Allora, raga, devo dire che già dal peso devo dire che è tanta roba, raga. 130 grammi. 130 grammi. 330 grammi, ragazzi, già dal peso. Sì,
Raga, sono un coglione io perché è fantastica. Io non ci volevo credere, guarda, vedi c'è il cioccolato sopra e il cioccolato sotto, c'è tutto il riso in mezzo. Sì, raga, dopo il morso vi faccio vedere dove sta. Raga, tanta roba, questo è il cocco cioccolato, mamma mia. Mesa, che siccome domani secondo me ci sarà un botto di gente, secondo me. Quindi ne approfitto mo a piare qualcuna. Che devo dire, tanta roba veramente. Questa dicono che c'ha gusto, che ricorda il Fonzi. Ricorda il Fonzi. Allora, devo dire che effettivamente quella del supermercato a una certa, quando del mozzico un po' restano attaccate al palato, effettivamente, devo dire. Sì, un po', ma tanto così erano troppo. Questa, raga, devo dire che scrocchia da morire, raga. Devo dire che sono... È tutta staccata qua, ma è il supermercato. Questa crocchia. È vero, raga, quella del supermercato... Non è un caso. Senti, crocchia. Fallo sentire. Quindi ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video di lunedì, dove vi farò vedere tutte le interviste che ho fatto agli altri cosplayer gli altri giorni di venerdì, sabato e domenica. Mamma mia, quanto gli rompe palle. Ci vediamo noi al prossimo video di venerdì. Mi raccomando, ragazzi, andate, iscrivetevi al canale e andate a mangiare le gallette di Alex Tiori. Ciao carini!